buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo qui, sapete benissimo perché, per annunciare e raccontare la nuova edizione di Lucca Comics and Games. Io sono Paolo Soraci, sono l'ufficio stampa di Librerie Feltrinelli, quindi diciamo una pallida imitazione di un padrone di casa. Al tavolo ve li presento subito e poi darò molto rapidamente la parola a loro. Dall'estremo del tavolo, Renato Genovese, che è il direttore di Lucca Comics and Games. Al suo fianco, all'estremo più estremo, invece Giovanni Russo, che è il coordinatore dell'area comics e come dire, il coordinatore anche del premio Granguinigi. In mezzo Cipi, di cui non dico nulla e di cui vedrete in compenso in anteprima le tavole dei Bruti, che è un gioco di carte da lui concepito e realizzato, ma ne parleremo dopo, e infine Emanuele Vetina, vice direttore di Lucca Comics and Games e coordinatore dell'area Games. Perché siamo qui in Feltrinelli? Perché dall'anno scorso Librerie Feltrinelli è diventata partner di Lucca Comics and Games. È stato un viaggio di avvicinamento che è durato un po', ma che sta iniziando a dare i suoi frutti. Se avete fatto attenzione all'ingresso avete visto un importante reparto di comics. Librerie Feltrinelli si sta impegnando sempre di più in questo settore. Si sta impegnando perché quelli che io continuo a chiamare fumetti sono sempre più cresciuti in questi anni e il pubblico di Feltrinelli è cresciuto insieme alla qualità della proposta. Insieme a Lucca Comics and Games quindi realizziamo una serie di iniziative che vanno da una selezione di titoli, come dire, certificati dalla festa e presentati in tutte le librerie Feltrinelli, una selezione dei finalisti del premio Granguinigi, di nuovo oggi siamo esattamente in allestimento, nel pomeriggio si potrà vedere appieno la realizzazione di questi reparti in tutte le librerie Feltrinelli d'Italia, che sono più di 100. Per una volta ci sarà un premio Feltrinelli, quindi 15 responsabili del settore comics delle librerie Feltrinelli di tutta Italia stanno all'interno della selezione del premio Granguinigi, di cui poi parleremo, scegliendo il più gradito dai librai delle Feltrinelli, che verrà poi premiato nel corso della manifestazione a Lucca. Cos'altro? Infinite cose, compresa appunto la bellissima mostra di Cipi che potrete vedere quando abbiamo finito la conferenza stampa. In più, vabbè, il titolare della carta più Feltrinelli avrà una serie di vantaggi molto specifici che vanno da una cena con Licia Troisi, che non sa cosa l'aspetta, perché i nostri lettori sono molto 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 attenti e curiosi e affamati di chiacchiere con gli autori, a posti sull'anteprima di Gun Wars, piuttosto che una mostra, la visita della mostra di Tuono Pettinato in compagnia di Tuono Pettinato Bellissimo. Ma qui mi fermo perché l'ho fatta fin troppo lunga e passo la parola a Renato Genovese, che ha il microfono. Sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio Paolo per questa bella introduzione e per aver sottolineato la collaborazione che lui ha detto, perché siamo qui dal punto di vista Feltrinelli, perché siamo qui dal punto di vista di Lucca Comics and Games. Effettivamente ci è sembrato importante, opportuno sfaccire questa collaborazione che appunto, oltre alle promozioni per i lettori, i visitatori delle librerie Feltrinelli, quelli che possiedono la carta, è in ogni caso foriera di grandi attività. La cosa che ci ho presentato sul Granguinigi, no? I nostri banchi diciamo attrezzati con i giochi migliori, quelli giochi dell'anno e così via, secondo me sono un'indicazione di acquisto molto importante e sono anche un'indicazione per il mondo commerciale. Alcuni di voi sapranno che Lucca in pratica ha due anime, un'anima culturale e un'anima commerciale. L'anima commerciale è costituita dalla mostra mercato, che tra l'altro in alcuni casi veramente funge da sostegno all'editoria anche italiana, perché molte case più piccole vendono a Lucca e vendono il 90% del loro fatturato annuo. Quindi a Lucca si vende, questa è una cosa importantissima per noi. Però a Lucca si presentano anche dei mondi, delle realtà, con sfaccettature anche diverse, soprattutto una cross-medialità. Io non dico niente di Gipi, ma l'ho qui accanto, questa sua incursione
eccezionale, fantastico come qualità non solo delle immagini ma come contenuto del regolamento, vuol dire che la prossimità di Lucca è, diciamo, un po' aperta e offre delle, diciamo, delle occasioni per chiunque la voglia considerare. Io intanto però farei una cosa, perché Lucca la definirei così: c'era una volta una galassia lontana lontana, no? E questa era la città di Lucca, sperduta nella Toscana bella, rigogliosa, però che potenzialmente, anzi per definizione, è una città provinciale, non c'è più, non c'è niente da fare, 80.000 abitanti. Tanto che per esempio sabato scorso gli abitanti erano aumentati di 120.000 paganti e altri 100-150.000 visitatori che entrano nella nostra isola, che c'è il luogo fisico di Lucca, per vivere e condividere emozioni, passioni, scattare foto e guardare tutto quello, visitare e godere di tutto quello che è l'aspetto culturale, cioè tutte quelle che sono le mostre, gli incontri con gli autori, gli editori, gli showcase, le collezioni cinematografiche, teatri, concerti e tutto quello che noi presentiamo. È un problema che è molto dibattuto in Italia quest'anno, negli ultimi anni, scusate, è quello della cultura, la possibilità che se la può permettere, bisogna pagarla, paga, non paga, ci si mangia, ci si dorme. Noi abbiamo tagliato la testa al toro, ce la paghiamo noi e la offriamo gratuitamente al nostro pubblico, grazie alla mostra apprezzata. Non voglio dire più niente sulla manifestazione, se non a questo punto farvela semplicemente vedere.